Ciao amici, Padre Pio TV, passi di tenerezza. Dopo aver percorso questi sentieri di riflessione sul sentimento di potere che in ogni persona c'è, no, in tutte le persone c'è questo sentimento di potere, lo, lo ribadisco perché molti pensano che non hanno questo sentimento e questo è un, come dire, un grave rischio. Dopo aver percorso questi sentimenti, queste riflessioni, è arrivato il momento di citare qualche testimone. Già l'abbiamo fatto in precedenza e, se ricordate, abbiamo accennato a un testimone come Giorgio Lapira. Giorgio Lapira è un servo di Dio oggi, di cui è in, è in corso la sua causa, l'inchiesta e poi la causa per la sua eventuale beatificazione e canonizzazione. Giorgio Lapira è stato un costituzionalista, è stato un giurista, un professore universitario, ma soprattutto è ricordato come il sindaco di Firenze, come l'uomo di Dio. Perché Giorgio Lapira? Che potremmo, come dire, a cui potremmo far fare compagnia da tanti altri, perché Giorgio Lapira è stato un uomo che veramente ha gestito il potere, da sindaco, da deputato, da uomo conosciuto in tutto il mondo, apprezzato in tutto il mondo, ma non ha gestito il potere umano. Giorgio Lapira, da cristiano, da uomo di Dio quale è stato identificato, ha vissuto il potere nel battesimo dell'impotenza, vissuto il potere come servizio, ha guardato la vita sua e degli altri con gli occhi di Dio, ha guardato non i bilanci del suo comune di Firenze, ma i fiorentini, le persone. E in un momento in cui c'è qualcuno che vuole rubarci la speranza, no? La crisi economica la crisi finanziaria, la crisi occupazionale, ma soprattutto la crisi esistenziale, la crisi morale, mi piace leggere alcuni suoi pensieri, oggi ne leggeremo uno, domani semmai ne faremo qualche altro, in cui lui parla delle tre speranze. Quali sono le tre speranze di cui la Pila ai suoi tempi diceva che erano necessarie all'uomo? Ma che sono necessarie anche oggi. La prima fondamentale speranza di oggi, scrive la pira, è la speranza economica e sociale, che fermenta irresistibile e operosa in tutti i punti del globo e non è, come certi schemi di filosofia atea e politica lasciano apparire, una speranza materialista. È un'immensa speranza autenticamente evangelica. Essa si radica attraverso la filiale domanda del pane quotidiano nel cuore del Padre celeste. Fra l'economia e la grazia, si è iniziato nell'epoca nostra un dialogo incalcolabile, di incalcolabile portata. Quando parliamo di speranza economica, di speranza sociale, non intendiamo l'arricchimento, ma intendiamo l'equa distribuzione dei beni. Questa è la speranza, perché oggi perché abbiamo perso speranza? o la stiamo perdendo, ma noi abbiamo sempre speranza. Perché c'è la crisi economica? Perché ci sono i potenti, i ricchi potenti, che schiacciano i poveri e i potenti e i ricchi si arricchiscono sempre di più e sono sempre di meno come numero e i poveri invece si impoveriscono sempre di più e aumentano sempre di più co come numero. Ed è una speranza economica e politica evangelica, dice Giorgio Lapira, perché è radicata nella preghiera che noi facciamo a Cristo, al Padre ogni giorno, di donarci il pane quotidiano. Ecco, vedete come si vive un servizio, il potere, non pensando di dare soltanto ai propri la ricchezza, ma di dare a tutti il pane quotidiano. Ciao a tutti e sia lodato Gesù e Maria.